Buonasera. Di gran lunga il più grande pericolo dell'intelligenza artificiale è che le persone concludano troppo presto di averla compresa. Ammoniva così tempo fa Yudkowsky, informatico e scrittore statunitense, ed è proprio alla luce di questa citazione, con l'intento di fare chiarezza su che cosa sia l'intelligenza artificiale, prima ancora di curvarla in didattica, cosa che faremo, è che Sanoma ha organizzato questo webinar dal titolo A scuola con l'intelligenza artificiale. Io sono Luca Raina, autore e formatore Sanoma, nonché insegnante della scuola secondaria di primo grado, il cui compito oggi è semplicemente quello di introdurre i nostri illustri ospiti, i professori Massimiliano Badino, Fabio Aurelio D'Asaro e Francesco Pedrazzoli dell'Università di Verona, Maurizio Ferraris dell'Università degli Studi di Torino, e avremo inoltre a conclusione un'intervista registrata al professor Nello Cristianini dell'Università di Bath. Lascio tuttavia la parola al dottor Mario Mariani, amministratore delegato di Sanoma, per i saluti iniziali e i doverosi onori di casa. Buongiorno, buongiorno anche da parte mia e un benvenuto a tutti. Grazie per la vostra partecipazione. Vedo che siete moltissimi e questo, oltre che farci piacere, ci conferma che il tema che affronteremo oggi è di grande interesse, suscita curiosità, perplessità e magari anche ovviamente fastidio e timore, ma potrebbe aprire utili opportunità. Io sono Mario Mariani, amministratore delegato di Sanoma Italia. Noi siamo una casa editrice internazionale, specializzata nella scolastica e presente da leader in molti paesi europei, come Finlandia, Olanda, Spagna, Polonia e ovviamente Italia. In Italia, nella nostra lunga storia, che oggi ci vede sotto il nome di Sanoma e prima di Pearson, abbiamo operato sempre nell'editoria scolastica, con i nostri marchi storici come Paravia, Bruno Mondadori e molti altri. Abbiamo interpretato il nostro ruolo come un servizio alla scuola e come un supporto agli insegnanti, perché fossero sempre nelle migliori condizioni e con i migliori strumenti per garantire a studenti e studentesse il pieno sviluppo delle loro potenzialità cognitive, culturali, personali e anche relazionali. Questo è anche il motivo per cui oggi vi abbiamo invitato a questo convegno, in cui assieme ai nostri esperti affronteremo il tema dell'intelligenza artificiale, che benché non sia nuovo, si è affacciato nella nostra quotidianità con grande evidenza negli ultimi mesi. Ci sono già molti studi che evidenziano come si tratti di una tecnologia che forse possiamo dire è qui per restare e che avrà e in parte ha già effetti su tutti gli ambiti della nostra vita, su come comunichiamo, come ci relazioniamo con gli altri, come acquistiamo, ma anche su come lavoriamo e impariamo e anche molto probabilmente su come insegneremo. Cercheremo quindi insieme di capire un po' meglio di cosa si tratta quando si parla di intelligenza artificiale, in particolare di quella generativa, e poi contestualizzeremo meglio quale può essere l'interazione dell'intelligenza artificiale con il mondo della scuola. La scuola può esercitare anche in questo ambito il suo ruolo formativo ed educativo che mira allo sviluppo di un pensiero critico e di consapevolezza e di tutte le competenze per la cittadinanza del futuro che servono ai nostri studenti e alle nostre studentesse per diventare degli adulti capaci di stare da protagonisti nel mondo in cui vivranno. Tra le competenze di cittadinanza sono considerate, a ragione, fondamentali quelle digitali, che ormai sono pervasive e l'intelligenza artificiale è senz'altro la tecnologia più avanzata di cui dobbiamo imparare a interfacciarci. Nell'ambito della scuola ci si aspetta che l'intelligenza artificiale comincia a intervenire e a svolgere un ruolo nei processi di insegnamento-apprendimento, per esempio tramite piattaforme che consentano misurazione, personalizzazione, adattabilità ai diversi livelli dello studente. I docenti da parte loro possono trovare nell'intelligenza artificiale un supporto per il proprio lavoro e vedremo tra poco alcuni esempi molto interessanti. Peraltro il fatto stesso che l'intelligenza artificiale sia ormai disponibile a tutti, studenti compresi, con capacità di generare testi e immagini, e penso in questo caso a ChatGPT o a Bard, pone ai docenti nuove sfide, soprattutto in ambito valutativo. Che cosa si può valutare? Come? Quali prove? Quando uno studente può facilmente ricorrere a una risorsa come questa? Ci rendiamo conto che questo suscita anche preoccupazione e talvolta qualche allarme. Noi pensiamo che una riflessione possa aiutare i docenti a sviluppare un proprio punto di vista e a rispondere in modo adeguato a queste nuove sfide. Questo convegno di oggi vuole essere una tappa di un percorso di comprensione, adattamento, attenzione
che Sanoma vuole creare con voi su questi importanti temi. Da parte mia un grazie per l'attenzione e un buon proseguimento a questo incontro. Grazie mille. E allora, dicevamo giustamente che è un percorso e abbiamo deciso di scandire in tappe questo percorso di un tema decisamente non nuovo e nemmeno originale, ma che necessita di un approfondimento, e diamo proprio la parola al professor Fabio Aurelio D'Asaro dell'Università degli Studi di Verona, dove è ricercatore e dove si occupa di logica e di intelligenza artificiale e naturalmente delle loro intersezioni. Ha pubblicato su questi argomenti sulle principali riviste internazionali del settore, editore di diverse riviste esso stesso, e organizza regolarmente eventi internazionali. Oggi il suo intervento dietro le quinte dell'intelligenza artificiale generativa ha come scopo quello di definire il che cos'è e che come funziona. Benvenuto professore. Perfetto, grazie mille. Allora, ecco qua la mia presentazione. Allora, grazie mille dell'introduzione intanto. A me quindi l'onore e l'onere di cercare di introdurre questo argomento complesso. Credo che scendere nei dettagli particolari e più tecnici richiederebbe uno o forse anche due corsi universitari. Io cercherò di farlo in pochissimo tempo, e quindi mi interessava utilizzare un'analogia che è quella del cellulare. Probabilmente, insomma, molti di voi, la maggior parte di voi, avranno provato a digitare dei messaggi utilizzando una vecchia tastiera di un vecchio cellulare, e nella tecnologia standard bisognava premere ripetutamente un determinato tasto per selezionare una determinata lettera. Alcuni di voi si ricorderanno il leggendario Nokia 3310 che implementava questa tecnologia T9, che sembrava un po' magica. In pratica bastava soltanto premere 2426, per esempio, in questo esempio qua che vediamo, per scrivere la parola ciao. Questo consentiva di risparmiare molte pressioni, molti click sulla tastiera del cellulare. Come funzionava? Funzionava grazie alla presenza all'interno del cellulare di un vocabolario della lingua italiana, che quindi aiutava a determinare quale fosse la parola più probabilmente intesa dallo scrivente. ChatGPT e Bard in realtà non sono poi così diversi da quell'intuizione là, soltanto che ha un vocabolario che nel caso del T9, nel caso dei vecchi Nokia, era statico, si è andato ad aggiungere un nuovo elemento. Questo nuovo elemento è il neurone artificiale e le reti neurali. Simulando parzialmente le funzionalità del cervello umano, consentono di apprendere il vocabolario dai dati stessi. Quindi, quando noi digitiamo delle frasi, sostanzialmente la tastiera, le tastiere moderne, e così anche ChatGPT e Bard, apprendono per esempio quali sono le nostre parole preferite, o come solitamente completiamo le frasi. Questo è uno screenshot preso dalla mia tastiera del mio cellulare, in cui dico: stasera avrei voglia di mangiare una, e vedete che il cellulare stesso si prende la libertà di consigliarmi di completare questa frase con la parola pizza, e mi dà addirittura anche due alternative, come le due parole che vedete ai lati, cosa e volta. Questo è possibile grazie proprio all'impiego di questa nuova tecnologia delle reti neurali. Ecco, vediamo un po' più nel dettaglio cosa è che apprendono queste reti neurali. È possibile visualizzare il risultato del loro apprendimento, o quantomeno di un frammento di ciò che queste apprendono.
qui praticamente ho richiesto una versione, diciamo, molto primitiva di ChatGPT, che si chiamava Word2Vec, di illustrarmi quali sono le parole più simili alla parola cane. E lo possiamo visualizzare sul piano cartesiano. Vedete che attorno alla parola cane si distribuiscono parole per l'appunto simili in qualche modo, come cani, cucciolo, cagnolino, ma anche parole più generalmente collegate alla parola cane, come gatto, una sorta di relazione oppositiva. Un po' più lontano vedete anche delle razze particolari di cani. Tutto questo viene appreso da testi, cioè queste somiglianze vengono apprese da testi su cui ChatGPT ha effettuato l'apprendimento. Non apprende soltanto, diciamo, somiglianze tra parole, ma anche relazioni specifiche, relazioni sintattiche e semantiche. Qua ne ho voluto fare due esempi, ad esempio la relazione fra sedia e sedie sul piano cartesiano, rappresentata da questa freccia rossa, sarà la stessa che intercorre, ad esempio, fra cane e cani. Quindi all'interno di queste reti neurali vengono apprese anche queste relazioni, che possono non solo essere di tipo sintattico, grammaticale, ma possono essere, come vedete sulla destra, del tipo E capitale D. Ad esempio, la relazione che intercorre fra Francia e Parigi, la sua capitale, è la stessa, se vedete, c'è la stessa freccia rossa, lega l'Italia con la sua capitale, cioè Roma. Perché ho voluto parlare di questo aspetto? Beh, perché ben presto i primi ricercatori che lavoravano in questo ambito si sono resi conto che questo tipo di apprendimento portava all'apprendimento di certi stereotipi che erano contenuti nei dati su cui era stato effettuato l'apprendimento. L'esempio più classico e più famoso, che è stato pubblicato in un famoso articolo, era che Word2Vec, questo antenato di ChatGPT, aveva imparato che uomo sta ad informatico così come donna sta a casalinga. Questo fatto, diciamo, che difficilmente possiamo accettare in una, come dire, nella nostra società, che guarda soprattutto in avanti, e sicuramente ci deve ricordare che questi modelli di intelligenza artificiale sono e possono essere soggetti a stereotipi, a volte anche di difficile individuazione. E quindi è importante sensibilizzare gli studenti di questa possibilità, e i docenti stessi devono esserne consapevoli. Per l'appunto, OpenAI fornisce delle linee guida in merito, perché questi stereotipi, questi pregiudizi possono andare a influenzare gli utenti di questi sistemi. Tornando adesso alla nostra analogia con la tastiera di un cellulare, è possibile effettivamente estrarre letteralmente da ChatGPT il completamento di una parola. Quindi io ho effettuato questo esperimento che prima vi avevo proposto nella forma della tastiera del cellulare. Ho chiesto a ChatGPT di completare la frase, per l'appunto, stasera avrei voglia di mangiare una. Ottengo, ChatGPT mi propone più di una parola, e ad ogni parola associa una probabilità. Quindi pizza, come vedete, è la parola più probabile, che più probabilmente andrà a completare la mia frase, ma sono presenti anche alternative come buona, bella, cena, pasta. Vedete, ognuna con la sua probabilità associata. Che cosa significa che abbiamo delle probabilità associate alle parole? Che ogni volta che io chiederò a ChatGPT di completare una frase,
o Bard ovviamente, ChatGPT o Bard, ne sceglieranno una a caso, però ogni volta ne sceglieranno magari una diversa. Ed è per questo che osserviamo un comportamento probabilistico di ChatGPT. Di solito ad un prompt non è mai associata sempre la stessa risposta. Questo per la natura probabilistica di questi sistemi. In effetti, diciamo, sul sito di OpenAI è possibile giocare con questi questo tipo di comportamenti, e quindi qui vi illustro come questo processo viene poi ripetuto. Se io immetto la frase "stasera avrei voglia di mangiare una", ChatGPT in questo caso completa la frase scrivendo pizza, ma non solo, ripete iterativamente questo processo, quindi non si ferma a pizza, ma dopodiché continua. Quindi in questo caso ha deciso di scrivere dopo pizza margherita, dopo introduce una virgola e continua a completare per l'appunto la frase con una base croccante, una mozzarella filante, inoltre mi piacerebbe aggiungere qualche scaglia di parmigiano reggiano e via dicendo. Qua vedete che alcuni frammenti delle frasi sono in verde, altri sono in rosso, questo proprio perché io ho chiesto a questo particolare tool, questo strumento messo a disposizione da OpenAI, di indicarmi quanto era più alta o più bassa la probabilità della parola generata. E quindi vedete che le parole in rosso sono quelle associate a una probabilità inferiore, quindi erano delle parole un po' più desuete, per così dire, mentre quelle in verde erano quelle più probabili, che più probabilmente andavano, ovviamente da un punto di vista a priori, a completare la frase secondo ChatGPT. Bene, quindi con questo, diciamo, spero di avervi dato un'idea di massima del funzionamento di questi sistemi. Ci sono, diciamo, in particolare tre cose che mi interessa che vi ricordiate di questo intervento. Per l'appunto, le intelligenze artificiali, le reti neurali hanno questo nome un po' misticheggiante, che può sembrare un po' strano, un po' esoterico, eppure non c'è niente di strano, sono fondamentalmente dei grossi T9, dei grossi cellularoni che apprendono dal linguaggio naturale. Non sono comparabili sicuramente ancora a delle intelligenze naturali, e come tali dobbiamo trattarle, però appunto non dobbiamo trattarle come qualcosa di mistico, sono ormai dappertutto e sono semplicemente programmi per computer. Il loro output per l'appunto è probabilistico, per questo motivo non si ottengono quasi mai due risultati identici a partire da una stessa frase, da uno stesso prompt, da una stessa interazione. E infine, cosa fondamentale su cui ritorneranno i miei colleghi, l'apprendimento è soggetto a pregiudizi, questo è molto importante, e non solo è soggetto a pregiudizi, ma è solitamente aggiornato fino a una certa data. Infatti, ad esempio, fino a poco tempo fa, io credo che ChatGPT, se noi gli chiedevamo delle informazioni precedenti al 2021, ci diceva: beh, io non so niente prima, scusate, dopo, volevo dire al 2021, perché i dati su cui io sono stato addestrato arrivano fino al 2021, adesso credo siano andati avanti, però, diciamo, l'apprendimento è un processo che ha una sua data d'inizio e una sua data di scadenza. ChatGPT, quantomeno nelle sue forme
gratuite, non è in grado di recuperare delle informazioni associate. Chi invece ha a disposizione ChatGPT-4, ad esempio, può utilizzare le funzioni di ricerca su internet e quindi lo può utilizzare anche per avere, diciamo, informazioni aggiornate, ma questo non è ovviamente il caso più generale. Bene, con questo io ho finito, vi ringrazio dell'attenzione e, insomma, vi chiederei se ci sono, insomma, domande, curiosità su quanto... Grazie mille, professore. Allora, colgo l'occasione per ricordare che alle domande risponderemo alla fine di tutti gli interventi, ma insomma iniziate a porle così ne prendiamo nota. Grazie ancora. E quindi l'intelligenza artificiale è umana, troppo umana, oppure è diversa e ha delle caratteristiche speciali? E lo chiediamo, l'abbiamo chiesto al professor Maurizio Ferraris, allievo di Giovanni Vattimo, collega in Francia di Jacques Derrida, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino, dove dirige il Lab Odd. È editorialista della Repubblica, del supplemento culturale del Sole 24 Ore, dirige la rivista di estetica e ha scritto più di 50 libri e corsi di filosofia, tra cui Pensiero in Movimento e Il Gusto del Pensare. Gli abbiamo chiesto di parlarci di intelligenza artificiale e intelligenza naturale e lo ascoltiamo con profondo interesse. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, si è appena parlato dei pregiudizi che possono navigare all'interno dell'intelligenza artificiale, dal momento che è dopo tutto nient'altro che una replica, una ripetizione, una ripresa dell'intelligenza naturale. E quindi agli stessi pregiudizi che abbiamo noi rispetto al mondo, appunto, come nella partizione dell'umanità in casalinghe e informatici che c'era stata proposta un momento fa. Io vorrei mettere a fuoco un po' questi pregiudizi, in particolare rispetto all'intelligenza artificiale, in particolare vorrei combattere il pregiudizio che si tratti di una cosa modernissima, cioè una cosa nuova, che compare solo adesso, anzi compare con il chat GTP e nient'altro, e che sia qualcosa che, lancia una minaccia all'intelligenza naturale, e rischia addirittura di prendere il posto dell'intelligenza naturale, come in certe rappresentazioni distopiche, secondo cui verrà il giorno di quella che viene chiamata la singolarità, il giorno cioè in cui ci sarà un cervello elettronico talmente intelligente da essere più intelligente di tutti noi e da metterci tutti quanti sotto il proprio tallone, sotto il proprio schiaffo, cioè diventare il tiranno dell'umanità. Ecco, tutto questo è falso, e per dimostrarlo vorrei fare un percorso in cui prima di tutto faccio vedere quanto è vecchia l'intelligenza artificiale, vecchia quanto Platone. In secondo luogo cercherò di far vedere che c'è una differenza fondamentale fra una intelligenza naturale e un'intelligenza artificiale, ed è il fatto che anche l'intelligenza naturale possiede molta intelligenza artificiale. Andiamo a scuola, per esempio, proprio per nutrirci di intelligenza artificiale, cioè di cose che ci vengono da fuori. Tuttavia, l'intelligenza naturale è in un corpo, mentre l'intelligenza artificiale in una macchina, e questo cambia enormemente le cose. In terzo luogo, cercherò di far notare come l'esclusività della mente umana, dell'organismo umano rispetto ad altri organismi non umani, è l'uso sistematico di attrezzi, che comincia con un bastone e finisce, per esempio, adesso con ChatGPT.
E da ultimo, se mi resterà il tempo, dirò quale sarà il massimo e vero pericolo che minaccia l'umanità con l'ingresso dell'intelligenza artificiale all'interno della nostra società. Cominciamo dal fatto che l'intelligenza artificiale è vecchia. Vecchia come Platone, più vecchia di Platone, perché c'è un famoso dialogo di Platone, il Fedro, in cui Platone racconta, fra le tante cose che racconta in questo dialogo pieno di argomenti, tanto che qualcuno l'ha persino criticato dicendo che è troppo disordinato, comunque a un certo punto Platone racconta, si inventa un mito. Solitamente Platone riporta miti già esistenti, in questo caso è un mito fabbricato proprio da lui, che viene raccontato da Socrate, che come sapete è il portaparole di Platone nei dialoghi, e viene raccontato a Fedro, che è un tizio, un altro interlocutore del dialogo, che sta lì sostanzialmente per dar ragione a Socrate. Allora, il mito racconta di due figure, Teut o Tot, che sarebbe un semidio che aveva inventato un certo numero di cose, e Tamus, il faraone. Il semidio va dal faraone a mostrare le sue invenzioni e a un certo punto, fra le varie invenzioni che ha presentato, salta fuori la scrittura e elogia la scrittura dicendo: guarda faraone, questo strumento renderà gli egiziani coltissimi, perché potendo salvare sopra il papiro le loro conoscenze, a questo punto sapranno tutto di tutti e non gli mancherà mai la parola, saranno sempre consapevoli di quello che dicono e di quello che fanno. Ed è quindi, ho trovato un grande farmacon, nel senso di rimedio, un grande farmaco per la memoria. Il faraone obietta: no, guarda, quello che tu hai trovato è un farmaco, sì, ma non nel senso di rimedio, ma nel senso di veleno, perché in greco farmacon indica tanto veleno quanto rimedio. È un veleno perché le persone convinte di possedere già il sapere all'interno dei vari libri, delle varie cose, non si metteranno certo a studiare, non eserciteranno la memoria, quindi la indeboliranno, quindi la renderanno ancora più debole e problematica. Bene, quello che sta raccontando Socrate a Fedro, la scenetta di Tamus e Teut, è in effetti la storia dell'intelligenza artificiale, nel senso che l'intelligenza artificiale è qualcosa che prende dagli umani, trasferisce su un altro supporto e poi a questo punto gli umani possono attingere a questo supporto. Ma badate bene, quello che sta facendo non è niente di diverso da quello che faceva la scrittura sin dai tempi dei tempi. Del resto, uno dei motivi per cui appunto adesso non restiamo più senza parole, non c'è più quell'effetto di quella parola che era sulla punta della lingua e non ci viene, perché basta digitare un po' di parole sopra al telefonino e ti compare questa parola. Siamo cioè completamente avvolti da quel sistema di tracce di scrittura che l'intelligenza artificiale si limita a potenziare enormemente rispetto all'intelligenza, a quello che era l'intelligenza artificiale antica, quella dei greci e dei romani, la scrittura cioè, ma resta sempre a questo livello. Ora, se le cose stanno in questi termini, vengo al secondo punto,
il fatto che l'intelligenza artificiale possa prendere il potere è assolutamente escluso per il fatto semplice, cioè l'intelligenza naturale, dicevo prima, quella di tutti noi, è piena di intelligenza artificiale, nel senso che noi passiamo il nostro tempo, per esempio a scuola, passiamo il nostro tempo a riempirci la testa di informazioni, cioè di intelligenza artificiale. Le tabelline pitagoriche, per esempio, che si imparano alle elementari, sono degli elementi semplici di intelligenza artificiale che vengono messi nella nostra testa e di cui poi dopo ci serviamo quasi senza pensarci, così come delle operazioni aritmetiche che sono difficili da fare a mente, si fanno molto facilmente con carta e penna, che significa che posso usare degli strumenti, degli attrezzi artificiali per poter svolgere il compito dell'intelligenza naturale. Però c'è una differenza fondamentale. Questa differenza sta nel fatto che l'intelligenza degli organismi, non soltanto l'intelligenza umana, anche l'intelligenza di un gatto, di un cane, è inserita all'interno di un corpo, mentre l'intelligenza artificiale come tale è dentro una macchina. Questo fa tutta la grande differenza, è la vera grande differenza, perché il fatto di essere in un corpo fa sì che l'intelligenza sia mossa, sia animata, sia motivata da cose come il bisogno, il desiderio, la noia, la paura, la volontà, tutte caratteristiche che esistono in organismi tanto semplici quanto organismi complessi, mentre del tutto assenti all'interno di un meccanismo. Non troveremo mai in un ipotetico internet delle cose la scena in cui c'è il frigorifero che vuol prendere il potere rispetto al tostapane, mentre troveremo sempre in un consiglio di istituto, in consiglio di facoltà, un professore che vuol prendere il potere rispetto ad un altro professore, o uno scimpanzé che vuol prendere il potere rispetto ad un altro scimpanzé. Gli organismi sono fatti così, hanno paura e una delle proiezioni della paura è il desiderio di potere. Quindi quell'idea di un'intelligenza che diventa dispotica, ci comanda e ci costringe a fare tutto quello che vuole lei è assurda, perché si può immaginare che qualcuno, qualche umano, servendosi dell'intelligenza artificiale o di qualche altro artefatto, ci faccia fare quello che vuole lui, però non significa che questa intelligenza ha un'autentica volontà. Quindi, primo, l'intelligenza artificiale non è moderna, è antica. Secondo, l'intelligenza artificiale differisce dall'intelligenza naturale per il fatto che l'intelligenza naturale nell'umano, come in ogni altro organismo, è incarnata, cioè inserita all'interno di un corpo. Per inciso, c'è una differenza che sembra stupida, ma fateci caso, è dirimente. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'intelligenza naturale trae vantaggio dall'acqua, per esempio. È molto utile l'acqua per gli organismi, mentre normalmente rovina i meccanismi. Se io questo bicchiere d'acqua lo rovesciassi sul computer che ho qua di fronte, rovinerei il computer. In generale questo è un discrimine. Se volete fare il discrimine tra artificiale e naturale, dite: l'acqua gli fa bene oppure no? Se l'acqua gli fa bene è naturale, se l'acqua gli fa male è artificiale. Vengo al terzo punto che avevo annunciato, cioè questo fatto di avere volontà di potenza, intenzionalità e altre caratteristiche che è proprio dell'intelligenza naturale, è proprio dell'intelligenza naturale di ogni tipo di organismo. Quindi dicevo cani, gatti, scimmie, ragni, o quello che vorrete mettere all'interno di tutto questo. Per esempio,
polpi. I polpi sembrano dotati, c'è una enorme intelligenza diffusa all'interno del polpo, e se noi riflettessimo davvero su quanta intelligenza c'è nei tentacoli del polpo, non cederemmo alle tentazioni di mangiare il polpo con tanta frequenza, perché talvolta può essere prelibato. L'altra questione invece riguarda soltanto l'umano. L'umano ha la caratteristica di avere una intelligenza naturale che è attrezzata, cioè che è un organismo sistematicamente connesso con dei meccanismi. Altri organismi possono essere occasionalmente connessi con dei meccanismi, per esempio un gorilla può adoperare un bastone per far cadere della frutta, però solitamente poi il bastone lo lascia lì una volta conseguito lo scopo. L'umano invece il bastone lo trattiene, se lo porta nella caverna, inizia un processo di capitalizzazione che è quello che fa sì che ci troviamo ad avere le case piene di oggetti, e tutti questi oggetti sono funzionali alla nostra attività, sono funzionali alla forma di vita umana. Pensate alla quantità sterminata di oggetti che vengono prodotti, a partire dal cellulare indietro in avanti, e vedrete che sono oggetti che sono pensati per l'umano e sono pensati come una dotazione che può interessare soltanto l'umano. Cioè, prendiamo appunto un cellulare. Questo cellulare ha la caratteristica, primo, di stare dentro alla mano dell'umano, tant'è che in tedesco si dice handy, come hand, la mano, per indicare il cellulare, proprio perché è quello che sta alla mano ed è a portata di mano. Inoltre, per essere manipolato, per poter avere delle informazioni, richiede, tranne i comandi vocali, che ci sia l'intervento della mano. Infine, ha dei contenuti che interessano soltanto, diciamo così, il popolo della mano, cioè gli umani, nel senso che io stento a immaginare, per esempio, un castoro che guarda un telefilm sui castori sopra il telefonino, mentre nulla di più naturale vedere un bambino che guarda un cartone animato con dei castori sopra al telefonino, perché la forma di vita umana presuppone quelle forme di supplementi e di attrezzi che sono, per esempio, la cultura, e dentro la cultura la fiaba, il mito e altre cose. Quindi ritorniamo: l'intelligenza artificiale antica, almeno quanto alla scrittura, l'intelligenza naturale è incorporata, cioè la caratteristica di essere presente in tutti gli organismi, anche organismi molto semplici hanno una qualche forma di intelligenza, però appunto si tratta di organismi, e il fatto di essere organismi e non meccanismi cambia completamente la struttura, cioè conferisce scopi, volontà che altrimenti non si sarebbero. In terzo luogo c'è la mente che è attrezzata, cioè la mente si serve umana, diversamente dalla mente animale e diversamente dalla mente artificiale, si serve di attrezzi, nel senso che per guardare se ho il frigorifero rotto, per guardare dentro al frigorifero mi servo di una pila, mentre se dentro al frigorifero che non è rotto c'è una lampadina, questa lampadina non è un attrezzo che è stato aggiunto al frigorifero, fa parte del frigorifero, cioè nei sistemi di macchine l'attrezzo viene incorporato in un altro attrezzo, mentre nel sistema umano l'umano
si proietta e si rafforza attraverso l'uso di attrezzi. Un ultimo punto, come avevo annunciato, riguarda il pericolo. Il pericolo che c'è nell'intelligenza artificiale non è tanto, per i motivi che ho cercato di spiegare, che questa intelligenza possa essere maligna e possa cercare di dominare il mondo, quanto piuttosto il fatto che si tratta di intelligenza di facile accessibilità a cui possono attaccarsi anche, non è come la tecnologia atomica che è molto pericolosa, ma nessuno può fabbricarsi un'atomica in casa, richiede, mentre accedere, manipolare l'intelligenza artificiale è qualcosa di accessibile ai quasi 9 miliardi di umani che ci sono sulla faccia della Terra. Ora, che tra questi 9 miliardi di umani si possano trovare alcuni umani malintenzionati non mi sembra una concezione troppo pessimistica, mi sembra una concezione, diciamo così, sanamente realistica, e questo è il maggiore pericolo rappresentato dall'intelligenza artificiale. Mentre l'atomica tutti sanno che è pericolosa, sono pochi a possederla e quei pochi si conoscono e si controllano a vicenda, l'intelligenza artificiale magari non si pensa che è pericolosa e può essere alla portata anche di... è alla portata, diciamo pure, tanto dei malvagi quanto degli stupidi, due rappresentanti del genere umano purtroppo piuttosto diffusi. Beh, direi un intervento illuminante, direi che ci sono tante domande che verrebbero a me, ma le lascio al nostro pubblico. La ringrazio, professore. Quindi grazie a voi. Di facile accessibilità e che chissà, magari non riusciamo a manipolare, non è detto che magari manipoli noi, chissà chi può dirlo, magari lasciamo delle domande al nostro pubblico. È interessante la riflessione sull'intelligenza artificiale come strumento, e quindi c'è da dire, visto che il pubblico che abbiamo è di insegnanti, come può essere utilizzata l'intelligenza artificiale come strumento in didattica. Abbiamo chiesto di rispondere a questo interrogativo che è pressante per noi al professor Massimiliano Badino dell'Università degli Studi di Verona, dove è professore associato di logica e filosofia della scienza e di epistemologia computazionale, e insegna anche logica e argomentazione a scienze della formazione primaria. I suoi interessi di ricerca riguardano i problemi logici, epistemologici ed etici dell'intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle sue applicazioni educative. Quindi l'insegnante digitale, sfide ed intelligenza a scuola, come possiamo utilizzarla? Professore, buonasera. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti e tutte che ci ascoltano. Il mio intervento si apre con questo titolo, l'insegnante digitale, che è un po' provocatorio in un certo senso, perché l'applicazione dell'intelligenza artificiale a scuola a volte viene presentata anche da chi la sviluppa come il tentativo di simulare digitalmente, computazionalmente l'insegnante. Ecco, quello che vorrei farvi vedere oggi è che questo è vero in parte, ma falso da un altro punto di vista, diciamo il punto di vista che ci può interessare di più. Qui io oggi in questo intervento parlo soprattutto del problema in generale, di alcune delle sfide che l'intelligenza artificiale a scuola ci pone. Poi nell'intervento che seguirà il mio entreremo anche nel dettaglio di alcune specifiche attività. Dunque, questo è un po' il sommario dell'intervento che sto per svolgere. Parlerò di alcune caratteristiche generali dell'intelligenza artificiale, riprendendo i temi che sono stati già toccati dal professor D'Asaro all'inizio, e per capire anche un po' che cosa ci possiamo costruire su questi temi. Poi mi concentrerò sui rischi. Il professor Ferraris ha appena parlato di alcuni rischi molto, o assenza di rischi molto generali riguardanti l'intelligenza artificiale. Ecco, ce ne sono alcuni che riguardano la sua applicazione a scuola, e in parte sono già stati enunciati, altri non sono ancora stati enunciati, li tratteremo adesso. E questi rischi aprono anche delle sfide che sono pedagogiche ed educative, quindi sfide per gli insegnanti, sfide anche in parte
per i discenti, chiaramente, però diciamo siamo noi insegnanti, mi metto anch'io in questa categoria, perché anche l'università è ovviamente luogo in cui queste sfide si aprono. Noi siamo diciamo chiamati ad affrontarle queste sfide, un tema che rivedremo anche alla fine nell'intervista ad esempio del professor Chissanini, per fare un piccolo spoiler. Allora, quali sono le caratteristiche dell'intelligenza artificiale che diciamo ci possono interessare quando lo vediamo dal punto di vista educativo e pedagogico? Allora, la prima cosa da considerare è che ci sono molte risorse per l'intelligenza artificiale applicata alla didattica. E qua riprendiamo un po' un tema che è stato appena enunciato dal professor Ferraris, cioè l'intelligenza artificiale come idea, come ambizione, come progetto culturale, se volete, è antichissima. L'applicazione alla didattica o alla, diciamo, l'esperienza educativa è anch'essa piuttosto vecchia, non è altrettanto vecchia di Platone, ma è sorprendentemente antica, se vogliamo, perlomeno datata, nel senso che oggigiorno se ne sta parlando moltissimo dell'intelligenza artificiale a scuola, perché c'è ChatGPT, ci sono questi strumenti, ma se andate a vedere i tentativi di capire come l'intelligenza artificiale può essere utile nell'esperienza didattica datano almeno 50 anni fa, siamo negli anni 70, quando nel momento in cui si esce un po' dai problemi, per così dire, divertenti, come potrebbero essere costruire computer che giocano a scacchi, e ci si chiede, va bene, ma che cosa serve nella vita reale tutta questa intelligenza artificiale? Ci sono due applicazioni che immediatamente vengono in mente, una sono quelle militari e l'altra sono quelle educative. Un'interessante ripartizione delle risorse, io credo. Quindi fin dall'inizio, fin dagli albori, diciamo degli anni 70, l'intelligenza artificiale è stata vista come, diciamo, o una risorsa o comunque un ambito di studio per le sue applicazioni didattiche. È vero che per molto tempo è rimasta un ambito di studio, è rimasta un ambito di studio informatico e anche in parte pedagogico, ma ultimamente, diciamo, a partire soprattutto negli ultimi 10 anni, è uscita un po', come si dice a volte, dal laboratorio ed è entrata in classe. E ci sono almeno alcuni punti di attenzione, direi, che su cui dobbiamo focalizzarci quando parliamo di intelligenza artificiale a scuola. Uno è la sua adattività, scusate, cioè ci sono tante tecnologie che possono essere utilizzate a scuola. Si è fatto l'esempio della scrittura, e della scrittura in qua tantissime sono state le tecnologie che hanno avuto un impatto sulla didattica. Si dice a volte che il nostro sistema educativo è stato definito dalla rivoluzione industriale, ad esempio. Il passaggio dalla stilo alla biro, il passaggio dalla scrittura a mano alla stampa, tantissimi sono stati i momenti di transizione. Però ecco, l'intelligenza artificiale ha questa caratteristica nuova, il fatto di essere adattiva, di potersi adattare al discente, di poter cambiare, di poter migliorare, o meglio imparare dall'utente e adattarsi all'utente. Poi il fatto di essere multidirezionale, possa essere utilizzato in tanti diversi ambiti. Ci sono alcune tecnologie che sono state pensate per un compito specifico, ci sono tecnologie come ChatGPT che invece possono essere adattate a tantissime circostanze diverse, a tantissimi compiti. E poi il fatto che è opaca, cioè noi non sappiamo in gran parte delle situazioni come agisce veramente. O meglio, avete visto che è uno strumento probabilistico che fa certi calcoli, ma come vada in una direzione o in un'altra, generi un testo piuttosto che un altro, che cosa ci stia dietro, non è sotto il nostro controllo. Secondo me questi tre punti sono quelli che hanno l'impatto maggiore dal punto di vista educativo e pedagogico, cioè andando al di là degli aspetti tecnici, quelli che hanno un interesse per noi che vogliamo costruire, diciamo, un'educazione del futuro. Molto velocemente, quando parliamo di sistemi di intelligenza artificiale applicati alla didattica, parliamo di tre grandi categorie, che in parte sono state anche già menzionate dall'intervento dell'amministratore delegato all'inizio, cioè parliamo di sistemi
di intelligenza artificiale che riguardano il processo di circolazione delle informazioni, quindi i cosiddetti system facing, quelli che riguardano la gestione del sistema, i chatbot per esempio. Ci sono sistemi cosiddetti student facing, sistemi che lo studente può utilizzare, strumenti che aiutano l'apprendimento individuale o l'apprendimento di gruppo o l'autovalutazione, questo è stato un punto menzionato all'inizio, e poi cosiddetti sistemi teacher facing, cioè sistemi che sono a disposizione dell'insegnante per la gestione della classe, per la valutazione, la creazione dei gruppi, eccetera, eccetera. Questo per dare soltanto la mappa della situazione. Ecco, quando noi parliamo di tecnologia a scuola, io trovo molto utile per capire che cosa, per capire il tipo di impatto che la tecnologia ha sull'atto educativo, il modello SAMR, che in parte adesso vedrete riprende un po' quello che ha detto anche il professor Ferraris prima, quando parlava di una tecnologia che, per esempio, potenzia la scrittura che agevola la memoria. Ecco, il modello SAM si basa sulla stessa idea, però nota che alcune tecnologie sono in grado di potenziare, e quindi, per esempio, noi possiamo scrivere e fare a meno di ricordare, perché poi andiamo a rileggere sul libro, alcune tecnologie invece sono in grado di trasformare, cioè di creare dei tipi di esperienze educative radicalmente nuove. Il modello SAMR, secondo me, è utile per capire l'impatto della tecnologia nell'atto educativo e anche per definire dove sta l'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo quattro livelli. SAMR sta per sostituzione, aumento, modificazione e ridefinizione. Parliamo il potenziamento. È un'azione della tecnologia che, per così dire, rimpiazza certi sistemi, ma non genera qualcosa di radicalmente nuovo. Per esempio, il livello più basso è la sostituzione. Okay? Qua ho fatto un esempio, lo stesso tipo di esempio per ogni livello. No? La sostituzione è come dire, noi elaboriamo un testo, lo studente, la studentessa elabora un testo, invece che scriverlo a mano, lo scrive con un programma di videoscrittura. La videoscrittura sostituisce semplicemente, è più veloce, hai alcuni vantaggi perché lo salvi, perché puoi cancellare, eccetera, eccetera, però non cambia in modo radicale l'esperienza didattica. Poi c'è l'aumento, la situazione in cui porti anche dei miglioramenti, per esempio scrivi il testo e abiliti il controllo ortografico. Il controllo ortografico ti aiuterà e porterà dei miglioramenti che non avresti avuto senza di essi, ma è ancora lo stesso atto educativo, lo stesso compito. Diverso è quando entri nell'ambito della trasformazione, per esempio la modificazione. Pensiamo a cosa vuol dire che questo testo, invece di essere scritto individualmente da ogni studente, viene scritto in maniera collaborativa su un cloud e si genera qualcosa di nuovo, si genera un tipo di collaborazione a distanza, magari in diversi momenti della giornata, magari differita, che non si sarebbe generata altrimenti. Oppure quando addirittura andiamo verso la ridefinizione, la tecnologia crea qualcosa di nuovo da un punto di vista educativo e didattico, quando cioè rende possibile nuove attività. Pensiamo al testo che viene elaborato non per essere poi discusso in classe, condiviso con il resto della classe e sottoposto ai feedback della classe, ma magari pubblicato in forma di blog, in forma di post su Facebook, e quindi aperto ai feedback esterni. Si genera una nuova attività didattica, genera un nuovo tipo di esperienza educativa che non sarebbe stata possibile. Ecco, la tecnologia può entrare a vari livelli dentro l'atto educativo, e il punto importante è che l'intelligenza artificiale può entrare ad ognuno di questi con questo aspetto dell'adattività. Quindi possiamo trovare tecnologie di intelligenza artificiale che si limitano a sostituire, ma alcune che arrivano al livello di ridefinire il compito, ricostruire tipi di attività didattiche nuove. Questa è chiaramente una grande sfida dal punto di vista della ridefinizione della pedagogia, dell'educazione che c'è dietro, però ha anche grandi rischi. Alcuni li abbiamo visti. Gli stereotipi. Questi sistemi di intelligenza artificiale potenziati con machine learning, ad esempio ChatGPT, sono addestrati sul linguaggio naturale. Addestrati sul linguaggio naturale significa addestrati su testi che trovano su internet, che, come sappiamo, è il depositario di alcune delle peggiori manifestazioni dell'animo umano,
e dove si depositano le maggiori storture, le ingiustizie strutturali che dominano la nostra società. E quindi questi sistemi tirano su tutte questi stereotipi e tendono a riproporli, naturalmente. Con questo possono riproporre anche linguaggi tossici, possono anche riproporre dei linguaggi completamente scorretti, possono proporre delle allucinazioni. È interessante notare che proprio poche settimane fa Cambridge Dictionary ha eletto hallucination parola dell'anno, dove on hallucination qua non dobbiamo pensare a l'oasi che vediamo nella vignetta in mezzo al deserto. Hallucination si riferisce al fatto che alcuni di questi sistemi, come ChatGPT, possono a volte inventare di sana pianta vere e proprie informazioni. Gli si chiede alcune informazioni su un certo, che cosa ha scritto un certo autore, e loro, ChatGPT, spara con grandissima sicurezza notizie totalmente inventate, totalmente false, ma plausibili, okay? Perché per come funziona il grande T9 non distingue fra ciò che è vero e ciò che è solamente verosimile o plausibile. C'è ovviamente il problema del plagio, che è un problema con cui gli insegnanti devono combattere praticamente da quando è stata inventata la scrittura, e ovviamente anche il problema della diminuzione dell'autonomia, cioè il rischio di assuefarsi a queste, a lasciare a loro i compiti, e quindi di diventare sempre meno padroni del proprio percorso educativo. Questo era un esempio di rischio, un esempio di stereotipo. Funziona bene in inglese. In inglese doctor e nurse sono due parole neutre rispetto al genere. Vedete questo breve scambio in cui si pone una domanda in cui c'è un dottore e un infermiere o infermiera, e si chiede che cosa sta succedendo. Ve la faccio breve: tendenzialmente ChatGPT, quando si tratta di decidere di attribuire il pronome maschile o il pronome femminile a uno dei due personaggi della frase, tende ad attribuire il pronome maschile alla persona che è socialmente superiore, per così dire, il pronome femminile a chi è invece al personaggio che è socialmente inferiore. Funziona con doctor e nurse, funziona con professor e student, funziona con tanti esempi. C'è questa tendenza, che è una tendenza chiaramente che ha trovato nel discorso, nel linguaggio naturale. Tendenzialmente gli uomini, gli infermieri sono donne e i dottori sono uomini, quindi ha semplicemente probabilisticamente fatto un'inferenza. Però questo significa che sta anche, per chi la legge, sta propagando un stereotipo che magari esiste perché la nostra società è ingiusta, ma che non vorremmo che esistesse, e dovremmo fare in modo che venisse superato. E allora, quali sono le sfide che noi abbiamo? Io trovo molto interessante quello che dice Gabbiesta in questo libro del 2015, The Good Education in the Age of Measurement. Tratta questo tema, introduce questo concetto di buona educazione, dove buona educazione qua non significa l'etichetta, ma significa un concetto di educazione centrato sull'idea di un'educazione di qualità buona, okay? Di qualità superiore. Qui dice questo: gli scopi dell'educazione sono essenzialmente di tre tipi. C'è la qualificazione, che è l'assunzione di conoscenze e competenze, quello che è stato anche prima menzionato, l'idea che dobbiamo formare delle persone che sono qualificate, quindi hanno conoscenze e competenze e abilità. Poi c'è anche un elemento di socializzazione. La scuola serve anche per condividere i valori, diventare parte di una comunità, essere introdotto all'interno di una società. E poi c'è il processo di soggettivazione. La scuola serve per diventare adulti, per diventare degli individui. Allora, il punto è di Biesta è che non dobbiamo lasciare alla età della misurazione tutte queste funzioni. È chiaro che l'intelligenza artificiale ci può aiutare nell'aspetto della qualificazione. È un compagno, è uno strumento, è un tipo di intelligenza diverso da quello naturale, ma con cui si può dialogare, si può costruire qualcosa, ma rimane limitato a certi elementi. È sicuramente utile per la qualificazione, per l'autovalutazione, per la personalizzazione del percorso educativo,
può essere utile per la socializzazione nella misura in cui ci si rende conto, per esempio, che il nostro tipo di intelligenza è diverso dall'altro e quindi diventiamo parte di un gruppo, ma la soggettivazione, cioè il crescere come individui, questo invece rimane al di fuori di questo ambito. E concludo con un po' qualche idea su questo aspetto. Certo, si è parlato di competenze digitali proprio all'inizio, perché queste tecnologie, e ripeto quello che ha detto l'amministratore delegato, sono qui per restare, questo è in dubbio, quindi bisogna conoscerle, quindi bisogna sapere che cosa sia, con che cosa si ha a che fare. Ben vengono incontri come questo dove si diffonde anche il modo in cui funzionano, non bisogna aver paura di questo, e ciò ha a che fare con la qualificazione, col diventare i cittadini del futuro dovranno avere anche queste competenze, se ne sono convinto. Però bisognerà anche ripensare la pedagogia e il percorso educativo al fine di valorizzare quelle competenze che noi chiamiamo genuinamente umane. Certo, c'è il pensiero critico, il pensiero creativo, sono nuove competenze che sono state già menzionate più e più volte in vari documenti ufficiali, ma c'è anche questo eccetera. E questo eccetera ha a che fare con tutta un'altra serie di irriducibili elementi del percorso educativo. È stato menzionato proprio prima di me la questione del corpo. C'è anche un aspetto corporeo, c'è anche un aspetto di educazione alle emozioni, che adesso è stata anche introdotta da Valditara, ma in un altro contesto. C'è anche un aspetto di interazione diretta che la macchina non può fare e che invece l'insegnante deve poter sviluppare. In altre parole, sono tecnologie che sono qua per restare, ma questo non significa che debbano sostituire l'insegnante. L'insegnante deve, io credo, certamente bisognerà lavorare con una pedagogia del futuro per ricavarsi un nuovo spazio, perché l'obiettivo dovrà essere quello di formare i nuovi soggetti del futuro, ma questo spazio è ricavabile nel momento in cui noi ci ricordiamo quali sono le caratteristiche che ci differenziano da questo tipo di intelligenza. Quindi sono sfide rispetto alle quali noi non partiamo battuti. Grazie. Beh, grazie professore, gli insegnanti sono abituati a raccogliere sfide anche di questa portata, quindi ce ne faremo carico, soprattutto con l'idea di intravedere nuovi orizzonti e quindi anche nuovi cambi di paradigmi. Forse bisognerebbe pensare a come cambiare anche le metodologie di lavoro, e proprio per questo abbiamo chiesto a Francesco Pedrazzoli, dottorando presso l'Università di Verona, dove si occupa di etica del digitale e dell'intelligenza artificiale, laureato prima in filosofia all'Università di Padova e poi in scienze filosofiche presso l'Università di Verona, di andare a, come dire, suggerirci una serie di approcci pratici e di attività spendibili in aula. Insomma, siamo arrivati al momento, dopo la parte teorica e di riflessione tra il filosofico e il tecnologico, alla applicazione pratica e concreta della nostra realtà quotidiana di insegnanti. Buonasera, dottor Francesco Pedrazzoli, e le lascio la parola. Sì, buonasera a tutti e a tutte. Prima di tutto grazie a Sanoma e a tutti i suoi collaboratori, insomma, per aver organizzato questo evento e anche per avermi invitato. Io sono sinceramente felice e onorato di essere qui oggi. Esattamente come sono stato introdotto, io ho il ruolo un po' di darvi delle indicazioni pratiche su come utilizzare, su come si potrebbe utilizzare ChatGPT a scuola e in generale anche su come utilizzare proprio queste intelligenze artificiali. Non perderei quindi ulteriore tempo, inizierei il mio intervento che, come vedete, si struttura su questi tre punti. All'inizio parlerò brevemente della ricerca nella didattica sull'uso di ChatGPT a scuola, passerò poi a parlare di prompt engineering, ovvero quella pratica, quella disciplina che studia appunto come interagire con successo con queste tecnologie, e poi nella parte finale, quella più sostanziosa, vi mostrerò alcuni esempi e alcune attività. Allora, la ricerca ha iniziato a sperimentare diversi utilizzi di ChatGPT sia per insegnanti che per studenti, e sono un po' quelli che vedete qui nella slide. Per gli insegnanti abbiamo la traduzione del materiale didattico, la personalizzazione del materiale didattico, l'automazione parziale, è tra parentesi perché adesso dirò qualcosa su questo punto, dei processi valutativi,
e l'assistenza, il supporto, la didattica. Per quanto riguarda invece gli studenti, abbiamo la pratica di coaching, cioè gli studenti possono utilizzare ChatGPT, ora parlerò di ChatGPT, ma ovviamente faccio riferimento a tutti i vari strumenti basati sull'intelligenza artificiale che oggi possiamo trovare su internet, possono utilizzare queste tecnologie come assistente allo studio per farsi suggerire delle spiegazioni, per esempio, no? Di alcuni argomenti trattati in classe che magari non sono riusciti a capire durante le lezioni, oppure come sparring partner, quindi come interlocutori, per esempio, per preparare un'interrogazione o per verificare le conoscenze acquisite. Quello che vediamo qua sono le opportunità che ChatGPT introduce nel mondo della scuola e per i soggetti, no, dell'educazione. Tuttavia, dove ci sono delle opportunità, quasi sempre ci sono anche dei rischi. L'abbiamo ormai sentito parlare di questi rischi in tutti gli interventi. Io cercherò di andare un po' più nello specifico, dandovi anche degli esempi. Ma chiaramente il rischio, i rischi più di cui si è parlato di più, insomma, anche a livello mediatico, riguardano gli studenti, no? Questa paura che si ha sul plagio, sulla possibilità che gli studenti utilizzino in modo improprio queste tecnologie per venir meno ai loro doveri da studenti. E però la ricerca ha messo in luce invece che anche gli insegnanti corrono questo rischio, anche le persone adulte, possiamo dirlo con tranquillità, rischiano di abusare di questi strumenti, rischiano di farne un uso irresponsabile, acritico, e questo problema volevo sottolinearlo appunto mettendo tra parentesi questa opportunità, questo uso di ChatGPT per la automazione dei processi valutativi, perché chiaramente provate a immaginarvi un insegnante che fa valutare un testo scritto a un'intelligenza artificiale, insomma, dov'è il valore di quella valutazione, no? Ci sarà una componente umana in questo processo valutativo, ed è importante forse che rimanga. E quindi, se utilizziamo ChatGPT per automatizzare questi processi valutativi, è bene farlo, insomma, con grano salis, no? Ecco, allora, chiaramente l'obiettivo adesso qual è? È quello di cercare di diffondere, per evitare, per mitigare questi rischi che emergono con la comparsa di ChatGPT, è quello di diffondere una certa consapevolezza, un certo senso critico, no, su come utilizzare questi strumenti. E chiaramente il primo step quindi è imparare ad usarli, ancora prima forse di impaurirsi sui loro possibili utilizzi. Allora, per utilizzare in modo efficace queste tecnologie, dobbiamo imparare alcune regole nella costruzione dei prompt. Prima di tutto, cosa sono i prompt? I prompt sono quelle specifiche stringhe testuali che noi usiamo per interagire con le intelligenze artificiali e che appunto servono per comunicare alla macchina, no, il compito che vogliamo che esegua per noi. E a seconda, una cosa importante è che le performance di queste tecnologie dipendono strettamente dalla qualità del nostro prompt, ok? E quindi appunto è fondamentale imparare quali sono gli elementi che costituiscono un prompt e quali sono le regole fondamentali che noi dobbiamo tenere a mente quando ci troviamo coinvolti in questa pratica di progettazione del nostro prompt. Allora, come vedete a sinistra ci sono gli elementi, istruzione, contesto, dati input e formato output. Dopo quegli esempi li vedrete ben esplosi uno per uno. E sulla destra invece ci sono le regole fondamentali, semplicità e descrittività, chiarezza e non ambiguità, affermatività. Li vediamo uno per uno. Allora, per semplicità si intende, si fa riferimento al fatto che è consigliabile chiedere a queste tecnologie di fare dei compiti, di eseguire dei compiti semplici, non complessi. E quando ci sono dei compiti complessi, ovvero implicano sottocompiti, potremmo dire così, ebbene dividere questo compito e programmare per ciascun sottocompito il prompt adeguato. Vedremo un esempio, se non è chiaro in questo momento.
Per descrittività invece si fa riferimento al fatto che è bene inserire nei prompt quante più informazioni possibili affinché l'intelligenza artificiale possa generare un prodotto che si avvicini il più possibile alla nostra aspettativa, al prodotto che noi abbiamo visualizzato prima di interagire con l'intelligenza artificiale, abbiamo visualizzato nella nostra mente chiaramente. E essere descrittivi, diciamo, argina anche la possibilità che la tecnologia interpreti il nostro prompt e il più delle volte lo fa in modo vago, ecco. Quindi la descrittività ci serve per tenere sotto controllo il lavoro che la macchina fa per noi. Chiarezza significa che noi non dobbiamo illuderci quando interagiamo con queste intelligenze artificiali di interagire con delle persone. Dobbiamo trattare queste macchine per quello che sono, ovvero delle macchine. E questo significa liberarsi di tutta una serie di orpelli del linguaggio. Non dobbiamo essere gentili, non dobbiamo essere simpatici, non dobbiamo essere intrattenenti, dobbiamo semplicemente dire in modo quanto più incisivo possibile quello che la macchina deve fare per noi. E non ambiguità significa che, per esempio, se il nostro obiettivo è quello di ottenere un testo breve, ecco, questo aggettivo che per noi esseri umani breve assume tutta una serie di significati, magari alla luce del contesto in cui viene utilizzato o alla luce di alcuni elementi impliciti nella nostra richiesta, ecco, per una macchina può essere abbastanza complesso da interpretare ed è quindi bene, ed è quindi suggeribile, insomma, indicare esattamente, magari il numero di caratteri o il numero di parole o il numero di frasi, la lunghezza, per esempio, di un testo che noi stiamo chiedendo di scrivere alla macchina. Affermatività significa che noi dobbiamo dire alla macchina cosa vogliamo che faccia e non quello che non vogliamo che faccia. Questo è utile sia per noi, da utenti, che facciamo un lavoro di visualizzazione, no? Nel momento in cui dobbiamo esprimerci in modo affermativo, vediamo nella nostra mente chiaramente che cosa stiamo cercando di ottenere, e sia per la macchina che ha delle indicazioni chiare, no, sul risultato che deve generare. Ecco, quello che vedete è un esempio di prompt da una parte e di esercitazione creata attraverso ChatGPT. Quando ho progettato questo prompt, avevo in mente di creare una prova di valutazione di storia risposta multipla di inizio unità didattica. Vedete che ho separato tutte le sezioni, ci sono tutti gli elementi del prompt, istruzione, contesto, dati in input e formato output. Vedete anche che il linguaggio è molto asciutto, non è intrattenente, non è divertente, non sono simpatico, non è discorsivo e probabilmente non è neanche piacevole da leggere, ma tant'è, è efficace. E vedete poi nella sezione dati in input ho scritto qua materia, storia e argomento, e l'argomento della verifica. Se questa fosse stata una mail, così faccio due esempi con uno, magari in questa sezione avrei scritto il mio nome, il mio cognome, che ne so, la città da dove parto, l'aereo, l'orario di arrivo dell'aereo che prendo, e tutta questa serie di informazioni per far sì che poi la scrittura della mail da parte dell'intelligenza artificiale non sia di una mail qualsiasi, ma della specifica mail che io voglio inviare, contenente tutti i dati che servono per appunto scriverla. E poi vedete, alla fine, nella sezione formato dell'output, una voce in cui io cerco di forzare l'intelligenza artificiale ad includere nelle risposte di ogni domanda la risposta non lo so. E questo perché? Perché nelle mie intenzioni, che chiaramente sono immaginarie, io non sono un docente, insomma, ma nelle mie intenzioni questa era una prova di valutazione di inizio unità didattica. E questo significa che uno studente o una studentessa deve avere la possibilità di dire se qualcosa non lo so, dal momento che da obiettivi didattici il mio obiettivo non è quello di valutare le conoscenze acquisite con una prova di questo genere, ma è quello di valutare le conoscenze iniziali, no? E quindi è importante, è fondamentale che ci sia scritto non lo so. Questa è una valutazione che ho fatto io, ma è per introdurre un tema che vedrete poi apparirà. Ma adesso queste sono le risposte che ChatGPT ha generato, o meglio le domande che ChatGPT ha generato, tutte
domande valide, insomma ce n'erano anche altre di molto valide, e poi ce n'era una, adesso non ricordo se più di una, ma comunque questa è quella che insomma mi ha colpito di più, ve l'ho messa in un quadrato rosso perché è chiaramente sbagliata. La prova era di storia medievale e in questa domanda viene chiesto qualcosa sulla guerra del Peloponneso e anche le risposte insomma non sono proprio il massimo, no, per una prova di valutazione. E questo ci ricorda chiaramente che queste intelligenze artificiali possono sbagliare, i loro risultati non sono del tutto affidabili e quindi è compito nostro, è compito dell'utente che le utilizza, controllare ogni volta, supervisionare il lavoro della macchina e controllare ogni volta che ci sia nel prodotto finale ciò che effettivamente vogliamo che ci sia e non qualcos'altro, qualche errore, no? Bene, in questo secondo esempio che adesso introdurrò invece, il mio obiettivo era quello di generare un esercizio di completamento di lingua inglese con annesso un esercizio anche di comprensione del testo. Ora, siccome questa esercitazione, questo compito che io voglio affidare all'intelligenza artificiale è più complesso di quello precedente della prova d'esame, è più complesso proprio nella sua strutturazione, ho deciso di dividere la mia interazione in diverse fasi, in tre fasi. E per ciascuna fase, quindi ho diviso il compito in sottocompiti e per ciascun compito mi sono poi dato un obiettivo che raggiungerò con la progettazione di diversi prompt. Allora, nella prima fase il mio obiettivo è quello di generare un test di lingua inglese di circa 200 parole sul cambiamento climatico, perché questo era l'argomento che mi era venuto in mente mentre scrivevo questo esempio. Nella seconda fase il mio obiettivo è quello di generare effettivamente l'esercizio di completamento, levando le parole e estraendo una lista di parole da poter poi inserire. E nella terza fase poi aggiungere l'elemento di comprensione del testo. Ecco, questo è il prompt della fase 1. Vedete che ci sono ancora i vari elementi che costituiscono il prompt, non ci sono tutti perché non è sempre necessario averli tutti. Diciamo che conoscere gli elementi che costituiscono un prompt vi aiutano nel seguire la regola della descrittività, vi danno una guida per cercare di essere più descrittivi possibile, ma non sempre devono necessariamente apparire tutti quanti. Ora, quello che mi premeva farvi notare è che nella sezione contesto scelgo un certo livello di difficoltà linguistica, in particolare il livello B2. Questo è il risultato che ho ottenuto. Ok. Passo poi alla fase 2 con un nuovo prompt, vedete anche qui con l'esempio per forzare la macchina a scrivere una certa cosa, e vedete poi che chiedo specificatamente di includere nella lista di parole sostantivi, aggettivi e verbi. Queste cose ve le faccio notare perché adesso rifletteremo criticamente sul risultato che sono riuscito a ottenere. Questo è il risultato finale delle due interazioni. E ci sono però dei problemi. Allora, il primo problema è che le parole non sono di livello B2 o perlomeno non lo sono tutte. Vedete per esempio la parola sì, mare, non è esattamente una parola di livello B2. Le parole selezionate non sono sostantivi, aggettivi e verbi, come gli avevo chiesto, ma solo sostantivi, e la parola change si ripete due volte nella lista delle parole selezionate, ma forse la cosa più grave ai fini dell'esercitazione è che si ripete anche in due occorrenze identiche del testo, no? Nell'espressione climate change, come vedete dalle due frecce che indicano il testo. E allora, cosa fare se sono un insegnante e sono arrivato a questo prodotto? Fondamentalmente le opzioni sono tre. La prima, ritenere che questa prova che ho ottenuto sia comunque in linea e valida rispetto agli obiettivi didattici che mi ero prefissato e quindi sottoporla in ogni caso agli studenti. Forse questa è l'opzione del professore o della professoressa un po' pigra o pigro, no?
C'è poi la possibilità di modificare manualmente il testo e di colmare in questo modo il gap che separa questa prova dai miei obiettivi didattici, oppure, questa è la parte a cui volevo realmente arrivare, oppure è possibile riprogettare la strategia di interazione e riprogettare poi i prompt. Questo cosa significa? Significa che, per esempio, nella prima fase, invece di chiedere il testo, avrei potuto provare a chiedere le parole e osservare se le parole di livello B2 ed osservare se, partendo da questo punto, almeno per quanto riguarda le parole selezionate, l'intelligenza artificiale è più responsiva. Poi avrei potuto chiedere di costruire il testo attorno a quelle parole selezionate e poi di sottrarle, no? Questo per dirvi che quando abbiamo a che fare con problemi complessi, con compiti complessi e dobbiamo quindi scomporre il compito in sottocompiti, non c'è un giusto e uno sbagliato, non c'è un unico modo per fare questa cosa. Ci sono diverse strategie di interazione che si possono elaborare ed è sempre compito dell'utente, ovviamente, in fase di programmazione della strategia, quindi all'inizio dell'interazione, cercare di capire quale potrebbe essere la più efficace, quella che quindi, nel caso degli insegnanti, permette di ottenere dei risultati che sono il più vicini possibile, il più allineati possibile rispetto a ciò che l'insegnante aveva visualizzato all'inizio dell'interazione e ai suoi obiettivi didattici. Questa poi è la fase 3 in cui chiedo le domande per la comprensione del testo. Quest'altro esempio che volevo discutere qui con voi oggi riguarda invece la possibilità di utilizzare ChatGPT per creare delle attività didattiche immersive. Nello specifico, questa è un'attività didattica, un'attività di scrittura creativa, in cui sia gli insegnanti che gli studenti utilizzano l'intelligenza artificiale per diversi scopi. Allora, nella fase 1 e nella fase 2 ho interagito, come nelle vesti dell'insegnante, con ChatGPT per ottenere delle liste di parole, o meglio, delle liste che contenessero dei personaggi, dei luoghi, degli oggetti, delle situazioni su cui scrivere una storia. Mentre nella fase 3, gli studenti, una volta ricevute queste liste, o distribuite dall'insegnante o scelte da loro autonomamente, potrebbero interagire con un'intelligenza artificiale generativa per illustrare quella storia, prima o dopo che la scrivano. Questo bisognerebbe fare un po' di sperimentazione, un po' di ricerca su quale sia l'ordine migliore. Però questo tipo di attività così organizzata ha principalmente due vantaggi. Il primo è quello di essere appunto più immersiva, più coinvolgente, più divertente anche, potremmo dire. E il secondo vantaggio è quello di stimolare gli studenti e le studentesse a visualizzare, da una parte, il personaggio, come nel caso di questo esempio, e poi, ancora più importante, descrivere ciò che stanno visualizzando, che è un lavoro di certo non facile, insomma, non facile per noi adulti, ma neanche, insomma, per gli studenti, ovviamente. Ecco, questo poi è un altro esempio della stessa attività, in cui appunto chiedo di creare un disegno di questo personaggio, di questa storia e di alcune loro vicende. E poi l'ultimo esempio che volevo proporvi prima di concludere, insomma, il mio intervento è questo, e riguarda la possibilità di utilizzare ChatGPT come supporto alla didattica o supporto al processo decisionale didattico. Creare questo esempio, per interagire in questo modo con ChatGPT, bisogna essere in possesso dell'account premium, quindi bisogna aver pagato, insomma, il servizio di OpenAI, che permette di caricare all'interno dell'interfaccia un file contenente dei dati. Nel nostro caso, quello che io ho fatto è stato caricare un registro fittizio che conteneva i voti di un semestre di una classe di più o meno 10 studenti e studentesse. E quello che ho fatto poi, una volta caricato il file, è stato chiedergli se avesse dei grafici da mostrarmi di questi dati. Mi ha dato una serie di suggerimenti e gli ho chiesto
di mostrarmi il grafico della distribuzione dei voti per tipo di prova. E questo è il grafico, ha degli errori, per esempio sull'asse X non sono presenti tutti i valori, vedete che inizia da 3, ma non è un buon grafico, non ha una buona rappresentazione, insomma, no? Se il grafico inizia da 3. Sull'asse delle Y invece l'etichetta è sbagliata, perché dovrebbe indicare il numero di volte che una certa valutazione è stata presa, ok? Ma mettiamo un attimo da parte questi errori, che ci fanno semplicemente di nuovo ricordare che questi strumenti possono sbagliare, e in questo caso che la funzionalità, insomma, è forse ancora un po' acerba. Chiedo poi all'intelligenza artificiale di darmi dei consigli sulla base di questo grafico, e concludo, perché probabilmente vi starete chiedendo, ma allora perché, se il grafico era pieno di errori, questi consigli, se gli date una letta, non sono neanche grandi consigli, allora vi starete chiedendo, ma perché, se ci sono tutti questi limiti, ci stai mostrando questa cosa? Il motivo, secondo me, per cui è importante vedere questo esempio, è che ci dà un po' l'orizzonte sulle potenzialità, sulle reali potenzialità di queste tecnologie, che non si limiteranno a scrivere, a generare testo, semplicemente a generare testo, a generare immagini, ma in futuro potranno agire davvero come supporto alla didattica e alla decisione didattica attraverso i dati, no, legati all'insegnamento, i learning, learning analytics, i cosiddetti learning analytics, potranno aiutare insegnanti e anche gli studenti nella didattica e nell'apprendimento. E questo esempio, secondo me, ci dà proprio la dimensione di come in futuro queste tecnologie potranno entrare, insomma, nel mondo della scuola. Io con questo ho concluso, spero di essere stato interessante e vi ringrazio. Aspetto le domande. Professore, non soltanto interessante, ma direi essenziale nella richiesta che hanno gli insegnanti, cioè di attività che possono essere utilizzate direttamente in classe, anche perché non la faccio io la domanda, ma ci sarà sicuramente: imparare a usare l'intelligenza artificiale lato docente presuppone che si sappia anche forse riconoscere oppure prevedere che venga usato anche lato alunno, quindi in un certo senso è un doppio gioco. Io però la ringrazio, è stato molto molto interessante, e ci rivedremo tra poco per le domande e naturalmente le risposte relative a anche al suo intervento. Anticipo già che queste attività verranno poi lasciate a tutti i partecipanti, proprio per poter iniziare a lavorare in classe sperimentando l'intelligenza artificiale. Abbiamo un ultimo intervento che abbiamo destinato a questo convegno. In realtà è un convegno registrato, è un intervento registrato, è un'intervista proprio registrata al professor Nello Cristianini dell'Università di Bath. Il professore si occupa di intelligenza artificiale e la sua ricerca copre la teoria statistica dell'apprendimento nelle macchine, la comprensione del linguaggio naturale, l'analisi dei contenuti dei social media e l'impatto etico e sociale delle tecnologie intelligenti. L'intervista prende spunto dal saggio pubblicato dal professore, Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano, e vuole essere idealmente il modo per chiudere questo convegno in modo ottimista, lasciando un messaggio e una proposta: la necessità di comprendere e regolamentare l'intelligenza artificiale. Al termine di questo intervento, di una quindicina di minuti, ci ritroveremo per un ultimo evento di chiarificazione, risponderemo alle vostre domande che sono già arrivate numerose, le stiamo selezionando, e quindi ecco l'intervento che abbiamo registrato. Per me è un onore avere qui Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale all'Università di Bath, nel Regno Unito, il cui ambito di ricerca copre la teoria statistica dell'apprendimento delle macchine, la comprensione del linguaggio naturale, l'analisi dei contenuti dei social media e l'impatto etico e sociale delle tecnologie intelligenti. Professore, buongiorno. Nel suo saggio, La scorciatoia, come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano, una parte introduttiva e fondamentale è dedicata a definire proprio cos'è l'intelligenza e le tipologie
aliene e non antropocentriche di intelligenze. Professore, che cos'è l'intelligenza, oppure per sottrazione che cosa non è, e come abbiamo creato la presente versione di macchine intelligenti? Beh, l'intelligenza esiste su questo pianeta da molto prima di noi, e sicuramente da prima del linguaggio e dell'autocoscienza, e l'intelligenza non richiede queste caratteristiche. Infatti troviamo segni di intelligenza molto 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 prima dei mammiferi addirittura. Quindi serve a comportarsi in modo sensato in condizioni mai viste prima. Se quindi un organismo che si trova in situazioni nuove deve riuscire a trovare delle decisioni, delle azioni utili a sopravvivere, e in questo caso deve processare le informazioni, eccetera. Da lì nasce l'intelligenza. Sicuramente l'intelligenza non esiste perché noi si possa apprezzare Shakespeare o scrivere una sinfonia. Talvolta mi si dice sì, ma i computer non riusciranno mai a essere intelligenti perché non potranno mai commuoversi davanti a un tramonto o apprezzare Beethoven. E io sono d'accordo su questo, ma questo solamente significa che non saranno mai umani. Neanche un ragno si commuove davanti a un tramonto o apprezza Beethoven, eppure ha tutta una sua intelligenza complessa. Allora, l'intelligenza è, Piaget diceva, sapere cosa fare quando non si sa cosa fare, ovvero perseguire i propri obiettivi, adattarsi, imparare, ragionare, pianificare in condizioni mai viste. Se dovessimo operare sempre in condizioni già viste, basterebbe memorizzare una tabella di risposte. La scacchiera in questa configurazione ha bisogno di questa mossa, questo messaggio di email va considerato spam e questo documento va tradotto in questo modo. Appena si esce dalla lista delle cose già note, siamo nel buio. Qui ci vuole l'intelligenza. Questo è. Allora, le macchine anche possono essere intelligenti, non solamente le galline e le persone, e abbiamo costruito da anni macchine intelligenti, le abbiamo nei telefoni in tasca. Da Instagram a Facebook a YouTube a tutti gli altri, TikTok, ci mostrano contenuti calcolati con grandissima cura per ottenere il loro obiettivo. Se l'obiettivo di TikTok è farci passare del tempo a cliccare, dovrà scegliere i contenuti in modo appropriato, in condizioni mai viste. I video cambiano ogni mattina, gli utenti possono apparire e scomparire, eppure la macchina deve riuscire a trovare il modo di ottenere i propri obiettivi in queste condizioni. Le macchine possono essere intelligenti e lo sono da tempo. La domanda è poi, non sono intelligenti in modo umano, non vedono il mondo come noi, ma comprendono alcuni aspetti del mondo, infatti comprendono quegli aspetti del mondo che servono a loro. Direi che verrebbero altre mille domande, perché è affascinante sentirla parlare anche con una grande capacità di divulgazione. Io rimango però affascinato dal tramonto dei rani e soprattutto sentito un comune forse, cioè le intelligenze artificiali non pensano, non ragionano, addirittura non comprendono probabilmente, ma seguono meccanismi statistici. Questo sembra però precludere la creatività e l'originalità, che è un tratto che noi crediamo essere umano. Eppure, come lei cita nel suo saggio, la gente di Friburgo è a volte mosse imprevedibili, soprattutto nei giochi, nelle sfide contro e con gli umani, lasciano intuire che ci siano o siano possibili scenari diversi, e anche per avvicinare la creatività. Quindi in che misura le macchine probabilistiche sono capaci di sorprenderci e cogliere percorsi nascosti e laterali che si avvicinano alla creatività? Qua sono tre domande in realtà, facciamo una per volta. Allora, intanto sì, lei menziona un saggio dentro il mio ultimo libro che si chiama La scorciatoia, e quel saggio me lo metto da parte per commentarlo fra un paio di minuti. Okay. Prima va detto, perché altrimenti, se non riusciamo a spiegare come abbiamo fatto le macchine che abbiamo in mano, poi non si può capire questa cosa. Le macchine possono essere intelligenti, da TikTok in poi, e le abbiamo costruite secondo una ricetta molto specifica. E la ricetta specifica è quella di usare dei metodi statistici. Ma perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto semplicemente perché l'altra strada che abbiamo provato non funzionava. Se posso darvi un'indicazione rapidissima di cosa abbiamo provato, sì, e per capirete perché abbiamo dovuto prendere questa strada, perché altrimenti sembra una cosa arbitraria e quasi ingiusta, e la prima reazione sarà cambiamo. Pensate a questo momento storico in cui la NASA chiede a Carl Sagan, l'astronomo, di preparare un messaggio destinato a qualunque intelligenza aliena che potesse trovare la sonda Pioneer 10. Lui si mette a lavoro con i fisici e i matematici e
trova un messaggio che secondo lui andrà bene a qualunque forma di intelligenza teorica, universale. Perché dice qualunque forma di intelligenza aliena comunque si è evoluta nel nostro universo con le nostre leggi fisiche e matematiche, deve comprendere almeno quello. E mette questa placca d'oro con la molecola dell'idrogeno, con la mappa delle stelle pulsar e altri principi di chimica, tutte cose universali, secondo lui. Dà il messaggio agli studenti, dottorandi, loro lo decodificano. L'anno dopo ne fa uno ancora più complesso da mandare con radiotelescopio, che è un impulso di bit con una serie di numeri primi. Tutti questi messaggi non hanno avuto risposta. Ma la verità è che quando io mostro questi messaggi al gatto di casa mia, anche lui non risponde. Ed è intelligente e si è evoluto nel nostro mondo con le leggi fisiche e matematiche nostre. E questo è importantissimo, perché se anche avessimo mostrato quei messaggi a Leonardo da Vinci, lui non poteva sapere cos'era la molecola di idrogeno. E se li mostrassimo anche oggi agli esseri umani di certe zone del mondo, hanno altri problemi e altri interessi, non vanno a cercare i numeri primi. Perché lo dico? Perché Sagan ha commesso un errore classico della nostra specie. Cercava un altro se stesso. L'intelligenza è un altro fisico teorico come lui. E tutto il resto non gli veniva in mente. E quindi l'ha fatto anche gli informatici, questa cosa qua. Fare dei computer che assomiglino in questo modo a noi. L'abbiamo provato per 40 anni, senza risultati. Il meccanismo che traduce i documenti di Google nel nostro telefono non usa le teorie linguistiche di Chomsky. Usa metodi molto più bassi di statistica, non comprende nulla. Il meccanismo che predice le frasi su WhatsApp mentre scriviamo e ci aiuta a completare rapidamente non comprende nulla, né di linguistica né del messaggio. Com'è andata alla fine? Che negli anni 90 abbiamo preso tre importanti scorciatoie. In realtà sarebbe una grande scorciatoia, ma è divisa in tre passi. La prima, rimpiazzare le teorie del mondo, dell'intelligenza e del linguaggio con dei trucchetti statistici, perché quelli almeno funzionano, gli altri no. Sembra deprimente per noi scienziati, io sono un fisico e non è che mi congratulo per il fatto che le teorie non hanno funzionato, ma in questo campo anche Amazon, quando raccomanda i libri, non ha la teoria letteraria del libro e psicologica dell'utente, ha dei meccanismi statistici. Quindi Amazon, YouTube e gli altri cercano relazioni statistiche, alcune di basso livello, ma alcune molto complesse, per fare suggerimenti. Questo funziona. Traduzione uguale. Quando posso raccomandare il prossimo video, o il prossimo film, o la prossima parola, poi si iniziano a fare dei giochi molto complessi, tra cui anche creare documenti più lunghi. Questo crea il problema della seconda scorciatoia. Dove troviamo i dati? Perché la statistica si fa con i dati. Tanti dati se il modello è complesso. Invece che avere tutti gli insegnanti del mondo a preparare i compiti per casa, i pensierini, le frasette sulla mamma, i temi, correggere, abbiamo deciso che era troppo costoso. Abbiamo preso i documenti dall'internet per insegnare a parlare al linguaggio, alle macchine. Questa è la seconda scorciatoia. E la terza, poi abbiamo deciso di osservare gli utenti in modo costante, in questo modo da capire che interessi hanno e dargli quello che gli interessa. Eccole qua, sono tre. Statistica invece della teoria, dati raccolti in natura si chiamano invece che creati apposta, e osservare l'utente in modo costante. Tre ingredienti, questa è una ricetta. Questa è la ricetta che si usa per tutti i meccanismi di oggi. Perché le dico adesso? Uno, perché la scorciatoia è un modo per pensare a queste macchine e anche alla regolazione legale. Ma due, perché se mi chiede, possono le macchine comprenderci e sorprenderci? Possono creare, possono originare cose nuove? Che è una vecchia domanda. Essere originali vuol dire originare cose nuove, dare vita a cose che non c'erano. Bene. L'esempio che lei cita è ottimo. C'è un caso, adesso è un po' lungo da raccontare, ma c'è un caso in cui... ve ne racconto uno più breve, e poi se volete ritorniamo a Friburgo, che è un pochino più lungo. L'esempio più breve è quest'altra cosa, il caso del gioco di AlphaGo, che è quel gioco che gioca a scacchi, a Go. Ed è simile a tante altre situazioni. Abbiamo messo un meccanismo in grado di apprendere, e questa è la notizia che bisogna dare a tutti, gli algoritmi di oggi. Il gioco è molto più complesso degli scacchi. Sì, più complesso come gioco, ma la logica del gioco da spiegare, e si fa presto a spiegarlo a un bambino, poi giocarlo di altra cosa, no? Ma l'idea è che gli algoritmi di oggi possono apprendere dagli esempi, dai successi, dai fallimenti. E questa branca dell'informatica si chiama machine learning, l'apprendimento automatico, che poi è il mio lavoro da 30 anni. Fare macchine che imparano con le garanzie matematiche, statistiche, computazionali, è un bellissimo gioco, è anche una cosa molto creativa. Esistono, e dei colleghi miei di Londra hanno fatto un algoritmo che impara dall'esperienza a giocare a Go. L'ha lasciato solo per mesi in un computer center enorme
con centinaia di computer a giocare contro se stesso. Quando è emerso AlphaGo, ha subito battuto i suoi programmatori. Giusto lo dico per dimostrare che la macchina può fare cose che il programmatore non può fare. Conosce cose che il suo creatore non conosce. Poi ha battuto il campione europeo e poi ha dovuto combattere contro il campione mondiale in Corea. In quell'occasione... Professore, che anche lei dice l'hanno lasciato solo, vede che la tendenza a usare la metafora l'abbiamo tutti, no? Come se fosse veramente una persona, è stato lasciato solo e veramente sembra davvero un momento di accudimento. Questo è un mondo di metafore, e tra l'altro è un mondo di metafore estremamente mescolate e diverse, che, perché è un mondo che ha contributi dalla biologia, dalla filosofia, ognuno viene con le sue metafore, e se ci sente parlare fra di noi, lei non ridice, perché diciamo cose veramente, per esempio, dico un esempio piccolo, noi si parla di rumore bianco e rumore monocromatico, non dico altro. Sono metafore che, e questo è per distinguere i tipi di errori nei dati, errore monocromatico. E le metafore sarebbe una bellissima lezione un altro giorno, parlare dell'uso di metafore nell'informatica. Ma in questo caso, AlphaGo va a Seoul contro campione del mondo, vince. Nella seconda delle cinque partite, nella mossa 37-38, AlphaGo fa una mossa irrazionale che nessuno comprende, che non entra nei libri del Go, che i programmatori considerano subito un errore, che il suo avversario considera un'ottima opportunità per lui. E poi invece l'incontro, la partita prende una strada stranissima e diventa un incontro di Go mai visto prima, in cui tutti cercano un abbraccio perché non è più nell'interno degli schemi dei libri. Quando alla fine la macchina fa una serie di rapide mosse finali e vince, si comprende che tutto quel nuovo tipo di attacco lì si basava su quella mossa 38, che sembrava un errore. Ora si fa, si studia a scuola. Possiamo dire che la macchina ha creato. Certo ha sorpreso tutti, conosceva delle cose che non conosciamo. Ha capacità sovrumane, perché tutto sommato ha avuto esperienze sovrumane. Ha avuto tempo di giocare migliaia di partite, più di quanto ne potremmo fare. Ecco, tutto questo mondo qui va compreso a fondo quando si vuole poi parlare con cognizione di causa, perché le macchine fanno cose oggi che non sono quelle che abbiamo visto a Hollywood o imparato dalla stampa. E quella differenza fra la realtà sul campo e l'idea che sentiamo dai vari pensatori, quella piccola differenza lì è fondamentale, va compresa, vanno compresi i fatti. Ecco, proprio in virtù di questo, per chiudere questa nostra breve intervista, e in realtà direi che molto altro c'è nel suo saggio che invito a leggere, perché è veramente ricco non soltanto di informazioni ma anche di aneddoti funzionali per comprendere, è naturalmente la domanda col quale possiamo chiudere, ovvero sia quello di capire come potremo imparare a convivere con l'intelligenza artificiale senza timori apocalittici o grandi attese, e soprattutto come possiamo preparare le nuove, anzi queste generazioni, noi come insegnanti anche ad affrontare un futuro di apprendimento assistito o gestito o influenzato dall'intelligenza artificiale? Sì, questa è la domanda migliore di tutte, è importantissimo, io ci tengo moltissimo. Il mio libro, tra l'altro, è dedicato agli insegnanti, se le vede pagina 1, dedicato a tutti i miei insegnanti. Ci tengo molto e deve essere detto dagli insegnanti perché sono nel posto giusto per fare qualcosa di utile. Allora, la prima cosa, non serve a niente stare sotto il letto in posizione fetale a piangere. Il mondo è cambiato e gli adulti, gli insegnanti sono tutti adulti, devono adeguarsi. Due, l'idea di rigettare tutto e di criticare tutto e di dire ai ragazzi che il mondo ormai andrà male è indecente. Si deve dare un messaggio positivo. Il mondo andrà bene perché lo faremo andare bene noi. Loro sono ragazzi, hanno il diritto di avere la speranza e il nostro è il dovere di dare speranza. Quindi è inutile stare a criticare, a creare paura. Le risposte sono importanti. E l'unica risposta che potete dare a un ragazzo è: non preoccuparti, ci pensiamo noi. Ed è chiaro che abbiamo avuto problemi simili in passato. Abbiamo avuto, quando io ero a scuola, le calcolatrici digitali, i miei figli avevano Wikipedia. Mi racconta il grandissimo scrittore Starnone che lui ai suoi tempi ha avuto il problema che si passava dalla stilo alla biro. E già passare dalla stilo alla biro era una tragedia. Si andrà avanti, andremo avanti. Abbiamo fatto delle macchine molto potenti, le abbiamo messe in un posto di grande controllo, stiamo facendo le leggi rapidamente. Io credo che l'abbiamo presa in tempo, perché le leggi le faremo prima di fare dei guai, non come con l'ambiente che stiamo cercando di aggiustare le cose oggi. C'è bisogno di tutti, c'è bisogno degli insegnanti.
c'è bisogno di essere positivi. Guardi, sono capaci tutti di essere negativi, non ci vuole niente. Trovare la cosa negativa da dire. Aggiustare le cose, è quello che fanno gli adulti. Ecco, e imparare dagli sbagli del passato è la definizione di intelligenza. Beh, direi che questa è una lezione di grande saggezza e di grande speranza. Io, professore, la ringrazio per il suo tempo, ma a questo punto la ringrazio per le parole illuminanti, queste davvero sì, con le quali abbiamo chiuso, e invito davvero a leggere il saggio e magari anche seguirla, perché insomma ci sono rimaste in sospeso tutta una serie di domande a me personalmente, ma credo anche a chi abbia ascoltato. La ringrazio davvero di cuore e buon lavoro per le sue ricerche. Grazie a voi e viva gli insegnanti delle scuole. Perfetto. Beh, viva gli insegnanti, è un messaggio bellissimo, e come per ogni intervento didattico come è stato quello di oggi, sono più le domande, o meglio è più bello quando ci sono più domande che risposte, alle quali cercheremo di dare lo spazio dovuto. Abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo, aspettiamo che ritornino i nostri ospiti, mentre sono state selezionate delle domande che andremo a porre rapidamente. Vi ricordo il titolo del libro del professor Cristianini, La scorciatoia, come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano, ricco di aneddoti e di divulgazione. Ecco che siamo ritornati tutti, io vado in ordine puramente di apparizione pongo una serie di domande che abbiamo estrapolato dalle tante che sono arrivate. Iniziamo dal professor D'Asaro, una domanda relativa alle fonti standard, ovvero sia è stato chiesto se l'intelligenza artificiale, o in questo caso ChatGPT, fa derivare le sue conoscenze da alcune fonti validate o selezionate, e addirittura se le rielabora autonomamente, generando magari anche delle notizie false, con il rischio che possa insomma farle circolare nella rete. Allora, le fonti, diciamo, noi non sappiamo in effetti tutto circa l'insieme di addestramento, cioè i dati di addestramento sono tenuti in realtà grosso modo privati dalle aziende che hanno, per l'appunto, sviluppano ChatGPT e Bard. In realtà le fonti sappiamo che includono libri, ad esempio, Google ovviamente ha ad esempio a disposizione Google Books, dove memorizza tantissimi libri. Sicuramente su quei libri viene effettuata parte dell'apprendimento, ma anche grossa parte di forum, di internet, dei social. Quindi direi che una buona parte delle fonti non sono controllate, proprio perché includono anche parte dei social, ecco. Per quanto riguarda l'altra domanda, effettivamente sì, cioè ChatGPT sicuramente può creare notizie false. L'abbiamo visto col professor Badino, che parlava di allucinazioni, che sono in effetti delle informazioni false. L'abbiamo visto anche col dottor Pedrazzoli, che ci ha illustrato dei casi in cui ChatGPT crea degli esempi sbagliati, per così dire. Possiamo addirittura noi stessi essere quelli che chiedono a ChatGPT di creare delle informazioni false. Quindi un malintenzionato può chiedere a ChatGPT di confezionarle per noi. Sicuramente non ha la possibilità poi di pubblicarle su internet, ci vuole qualcuno ovviamente che poi vada, per esempio, sul suo account Instagram e pubblichi questa informazione. Perfetto, quindi la responsabilità ancora è, grazie al cielo, di chi poi trasmette le informazioni. Grazie professore, una domanda apparentemente semplice, ma dalla risposta secondo me è molto complessa. Per il professor Ferraris chiedono dal pubblico da casa se il rischio è quello di un progressivo appiattimento del cervello umano utilizzando l'intelligenza artificiale in sostituzione, insomma, al proprio. No, non credo che ci sarà un appiattimento, nel senso che tradizionalmente tutte le volte che è entrata in scena una nuova tecnologia
si è parlato di questa tecnologia dicendo che avrebbe provocato un abbassamento e un appiattimento della conoscenza. Era già quello che diceva Platone nel caso che ho fatto, ma se uno prende Nietzsche nel 1870 e qualcosa, tiene una serie di conferenze sull'avvenire delle scuole a Basilea e parla dei giornali e dice che i giornali appiattiscono e uniformano i pensieri, diffondono e avviliscono la cultura. Poi passano altri 100 anni e Karl Popper, altro filosofo, scrive un libro in cui dice che la televisione rende banali, stupidi, eccetera. Tutto questo fa pensare che in fondo adesso che cosa si dice rispetto all'informazione online? Si dice, beh certo, bisognerebbe che le cose fossero scritte con la stessa professionalità che viene adoperata dai giornali, ma i giornali appunto erano accusati da Nietzsche di essere superficiali. Non mi stupirebbe che ci fosse qualche genitore che dice al figlio: smettila di rimbecillirti guardando il telefonino, vai a guardare un po' di televisione, di sana, vecchia, cara televisione. Insomma, io credo che sia un timore ricorrente e mai vero, perché il progresso porta sempre arricchimento, mai depauperamento, banalità. Molto molto interessante, fa riflettere questa risposta. Una domanda anche, in realtà sono molte le domande, ne abbiamo selezionata una, poi vediamo se abbiamo del tempo ancora in coda per il professor Badino, e ce n'è una effettivamente che va a coprire una tematica secondo me molto 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 interessante che abbiamo solo sfiorato. Un utente chiede, che meglio osserva, che leggendo del modello SAMR si può probabilmente applicare l'intelligenza artificiale anche per gli alunni DSA o con difficoltà o bisogni specifici di apprendimento, e naturalmente chiede se ci sono degli studi a tal proposito oppure delle evidenze che ne rendono utile l'applicazione o non utile. Sì, no, ce ne sono tanti, è un ambito di studio molto molto sviluppato anche ultimamente. Possono essere utilizzati sia per la diagnosi precoce dei disturbi specifici di apprendimento che per il trattamento a scuola a vari livelli. Ci sono, possiamo andare dai livelli più basici, in cui l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per controllare l'accessibilità di documenti o di materiale scolastico, o addirittura perfezionarla. Oppure ci sono anche casi molto più evoluti che si stanno sviluppando ultimamente. Se ricordate nella mia slide, a un certo punto c'è la dicitura ITS, che non sono istituti tecnico-scientifici, in questo caso sono Intelligent Tutoring Systems, sono un'intera gamma di sistemi potenziali dell'intelligenza artificiale che fanno varie cose. Ce ne sono alcuni sviluppati specificatamente per il DSA, che riescono per esempio ad adattare l'esperienza educativa al bisogno specifico, riescono a leggere per esempio le espressioni facciali, capire dove la studente o studentessa ha più difficoltà, a rallentare o velocizzare la personalizzazione. Sì, cioè agiscono, personalizzano l'esperienza, ma agiscono su questo specifico ambito. È un ambito in grande sviluppo. Io stesso ho avuto una tesi appena finita e un'altra ancora in corso su questo tema qua, e si trovano tantissimi studi disponibili online, o insomma si può trovare riferimenti online sulla efficacia ormai abbastanza ben consolidata dell'intelligenza artificiale sia nella diagnosi che nel trattamento del DSA. Quindi molto interessante, un altro ambito di applicazione all'interno della didattica o a scuola. E per finire, una domanda anche per il professor Pedrazzoli. Gli insegnanti sono stati colpiti dalle attività, soprattutto dalle immagini e dai fumetti, e quindi che versione si utilizza per implementare, per utilizzare questa modalità? E a questo punto chiediamo anche quali sono le differenze tra le intelligenze artificiali gratuite di libero accesso e quelle invece a pagamento.
Sì, allora per creare delle immagini io ho usato negli esempi DALL-E, che è l'intelligenza artificiale generativa di OpenAI, che si può utilizzare pagando l'abbonamento a OpenAI, insomma delle funzionalità premium, che avete visto c'è anche quella di data analysis, insomma vale la pena. Adesso no, questo non è chiaramente un messaggio pubblicitario, ma le performance dell'intelligenza artificiale di base aumentano, è più veloce, è in grado di elaborare testi più lunghi, gli si può dare in input delle immagini, dei file dati, e quindi insomma le funzionalità effettivamente aumentano. Il costo è di circa 20 euro al mese, non è poco, e speriamo che insomma escano tanti nuovi strumenti AI che con la concorrenza abbassino i prezzi per noi utenti. E ci sono però dei tool, degli strumenti gratuiti su internet. Nella piccola dispensa che vi verrà mandata alla fine di questo webinar avete un link che vi manda a un sito aggregatore di questi strumenti. Ne approfitto però, c'è scritto anche in nota in questo documento, ma ne approfitto qua per fare una piccola raccomandazione, perché questi aggregatori mettono insieme le centinaia di migliaia di tool AI che ormai sono usciti sono uscite sul mercato. Però attenzione, perché non tutti i servizi sono chiari nelle loro policy in tema di trattamento dei dati, e quindi banalmente non sappiamo che fine fanno le chat o qualsiasi altro genere di interazione che noi abbiamo con queste intelligenze artificiali, e quindi usate gli aggregatori, trovate eventualmente strumenti anche di AI gratuiti, ma andate sempre a controllare nella sezione policy dei vari servizi che cosa dice l'azienda specifica, no, sull'uso che fa dei vostri dati, perché è fondamentale, soprattutto ovviamente a scuola, quando certo. se le utilizzate con gli studenti, che vi ricordo meno di 13 anni non si può farla utilizzare, minori di 18 solo con il consenso dei genitori. Ecco, quindi troverete in questa piccola dispensa un sito che vi rimanda, un link che vi rimanda a un sito dove potete trovare tutta una serie di strumenti AI, anche gratuiti e anche per generare immagini. Molto bene, c'è una domanda anche che è stata fatta durante l'intervento di Cristianini, che però non è qui con noi, però è molto interessante, perché la premessa è questa: secondo Munari la creatività era la capacità di unire in maniera originale cose già conosciute, l'intelligenza artificiale ha la capacità di provare una gran quantità di combinazioni, e quindi questa è creatività. Mentre la leggevo mi veniva in mente insomma il racconto famosissimo di Borges in cui la biblioteca accumula testi anche illeggibili, ma per forza bruta combinatoria produce tutto. E allora veramente un piccolo accenno insomma su che cos'è una creatività probabilistica che può tutto, insomma che cosa ne pensate velocemente sulla creatività di una macchina? Beh, io anche a me è venuto in mente esattamente lo stesso racconto sulla biblioteca di Babele. Allora, io credo che il discorso sia ancora aperto, perché abbiamo visto, lo ribadiva anche il professor Cristianini nel suo intervento, che le macchine possono costruire qualche cosa di nuovo dal nostro punto di vista, come nel caso del Go. Io credo che non sappiamo noi stessi cosa sia la creatività, e quindi ancor meno che ci sia la possibilità di dire che cosa è e che cosa non è. Se non fosse così, Mozart non sarebbe morto in una fossa comune, seppellito in una fossa comune. Però io credo che possiamo lavorare con queste macchine in modo da creare qualcosa di nuovo entrambi, cioè siano uno strumento in cui forse c'è anche spazio per qualcosa di genuinamente creativo. Beh, direi che insomma possiamo chiudere con questo, abbiamo pochissimo tempo. L'ultimo consiglio che vi chiedo di dare ai nostri utenti, a chi ci sta ascoltando e che poi chi ci potrà ascoltare anche successivamente, perché questo intervento, questo convegno è stato registrato e verrà pubblicato in chiaro, cioè visibile a tutti sul canale YouTube di Sanoma, è il classico consiglio di lettura, quindi che cosa possono leggere gli insegnanti per
andare a completare, arricchire o recuperare le informazioni che ci siamo scambiati oggi. Beh, io ecco, tutto un po' quello che abbiamo detto oggi noi e quello che abbiamo lavorato in questi anni è raccolto in un libro che sta per essere pubblicato proprio da Sanoma, si intitola Educare all'intelligenza artificiale e raccoglie consigli pratici e anche diciamo riflessioni un po' sul punto di vista pedagogico e educativo che l'intelligenza artificiale, insomma, ci chiama a, su cui ci chiama a riflettere. È un libro che uscirà, credo, febbraio-marzo prossimi, che abbiamo già consegnato e completato, e lì dentro troverete anche ovviamente la bibliografia su questo tema. È un tema di grande attualità in cui escono continuamente cose nuove, quindi c'è sempre il rischio che queste, che le informazioni che do adesso diventino vecchie tra due mesi. Ricordiamoci che ChatGPT ha soltanto poco più di un anno ed è già in parte uno strumento, non dico superato, ma datato. Beh, se si deve aggiungere un libro, aggiungerei proprio il racconto La Biblioteca di Babele, che lei ha citato, perché è la più illuminante metafora dell'intelligenza artificiale, e sicuramente le informazioni che si acquisiscono dalla Biblioteca di Babele non saranno datate nei prossimi 2 anni o 20 anni. Io, se posso, vi consiglierei Intelligenza Artificiale di Melanie Mitchell, che è un ottimo testo per capire come funzionano queste intelligenze artificiali senza dover comprendere tutti i dettagli tecnici, un po' quello che ho cercato di fare io oggi. Quindi quello è un ottimo testo. Perfetto. Professor Pedrazzoli, tocca a lei, così andiamo a chiudere. Va bene, allora io consiglio La Quarta Rivoluzione di Luciano Floridi, un filosofo a me molto caro che si è occupato di questi temi, è molto famoso, penso dei più famosi al mondo, dove viene un po' spiegato l'impatto delle tecnologie digitali nelle nostre società e le implicazioni anche di questa nuova entrata, di questi nuovi addetti sociali. Perfetto, io non consiglio, ma leggerò i consigli per farmi un'idea ancora più completa di un argomento interessante che abbiamo cercato davvero di affrontare in modo completo, partendo da una definizione, distinguendo che cos'è l'intelligenza artificiale rispetto all'intelligenza naturale, e poi via via entrando nella didattica e con delle attività pratiche. Ringrazio naturalmente voi e sicuramente tutte le persone che ci hanno ascoltato. Ricordo che via mail le persone che sono registrate avranno il materiale didattico che è stato usato e naturalmente la possibilità di rivedere l'intervento in tutto il suo la sua ricca offerta di contenuti. Vi ringrazio ancora e vi auguro un buon lavoro prima che una buona serata. Grazie davvero. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Buona serata. Grazie a tutti. A voi.